Siamo in onda. Finalmente siamo in onda, dai. Bene, era buona, alla buona, ecco. Buonasera. Guten Abend. Noi in attesa che inizi il Festival di Sanremo. Ecco. Siamo, sì. Noi lo vogliamo vedere. Quello serio, perché quello della settimana scorsa non era serio. Mi è venuta questa nostalgia di Alba, nostalgia Camaglia. Allora ho detto, perché non facciamo una puntata di nuovo al Move, bravo, che ci rigenera, bravo, anche bravo. L'animo, lo spirito. Allora, noi l'abbiamo fatta lunedì scorso al Move, tu non c'eri, tu stavi... Tu eri in altri lidi, eri in altri lidi. Quelle sfilate di salciccioli, i cinghiali. Perché avete detto questa cosa? L'abbiamo detto. Cioè la gente sa che sono andato a Giorgilurio. Cioè, sì. Anche perché abbiamo messo le foto della Barbagia. Allora, sempre in attesa che inizi questo Festival di Sanremo che stiamo aspettando con molta ansia, ansissima, si deve parlare naturalmente del pareggio conquistato o smarrito ieri dal Lecce a Venezia. Tanto siamo contenti di essere rientrati al Move, perché? E perché qua il Move è il tempio del benessere, quindi il benessere. Forte, perché c'è tutto lo staff del tutto Move, così faccio una bella figura. Sta osservando. Ecco, questo è il tempio del benessere. Benessere fisico, grazie alla palestra, alla piscina, al termario, ma alla sauna. Cioè, e poi benessere psichico, perché. Buonasera. E poi facciamo scorrere. E poi perché abbiamo un atleta. Qua attenzione adesso, perché tu sei qui... Michela. Sì. Tu sei Michela Rizzo e sei una campionessa. E con te parleremo. Io intanto mi sono preso la cintura del kimono, me la metto in fronte. Però sapendo che tu sei campionessa di karate, io sono venuto armato. Ho portato la leppa salda perché non si sa mai. No. Va bene, poi parleremo. Poi parleremo, beh, di Michela dobbiamo parlare. Perché, insomma, questa è davvero una campionessa, oltre che una. Campionati europei, medaglia d'argento. Non capisco, scusa, cosa ci fa quell'altro. Ah, perché stiamo parlando di Per supporto psicologico. Vabbè. Vedi che Michela si supporta da sé. Sicuramente. Va bene. Parliamo di Venezia Lecce, dai. Che poteva essere una vittoria, abbiamo pareggiato, potevamo anche vincere, però bisogna anche aggiungere che qualche potevamo situazione anche che ci avrebbe portato alla sconfitta l'abbiamo vista e si è creata. Giovanni, che partita? Assolutamente, no, il risultato. Scusami, Giovanni De Leonardis. Mi conosco. Voi considerate normale, non è normale. Non sono normale. Allora, che dire di questo Venezia Lecce 1-1? Che è stata una partita che ha vissuto di episodi. Il gol del Venezia inaspettato sotto certi versi, l'immediato pareggio del Lecce. Il Lecce poteva vincere, si parla anche di un rigore non concesso al Lecce. Poteva vincere anche due pali, poteva vincere anche il Venezia nel finale se Vigorito non avesse fatto quella prodezza. Rimane che, però, che, come dire, riscatta quella sciocchezza che ha fatto all'inizio partita, cui poi ha posto rimedio. Beh, rimane il fatto che il Lecce raccoglie sempre meno di quanto semina. Stefano, poi naturalmente Michela, tu col calcio come stai? Bene. Cioè, non ti interessa? No, stavo dicendo per chi tifa, per chi tifi, Michela? Lecce e Inter. Andiamocene! Allora la puntata è finita! Siamo qua! Si è salvata! Vabbè, ha detto Lecce, dai! Ha detto Lecce, via! Se avesse detto Juventus! No, se avesse detto Juventus! Scusa, vieni più avanti, per favore, dai! Non no,
Vieni più avanti, Stella. Michela, vieni qua. Siediti qua. Siediti qua, ti do due pasticche di chinino, così puoi guarire da questa cosa. Aspetta. Dai, scavate, scavate. Scalate, scalate. Ce la fai? Scusate, ma... ma quanto pubblico abbiamo questa sera? Stasera la bella presenza di Michela che... No, e soprattutto perché c'è il concorso. Ma che concorso? Che c'è in palio? Avere c'è in palio una campionessa europea, cioè forse, mica è da... Sì. Cioè mica è da tutti, eh? Mica tu è da tutti. Mi fai parlare? Sì. Di dove sei? Di Lecce. È di Lecce, bravo. Quando hai vinto la tua prima gara? Vabbè, a 5 anni, tipo... Chi hai ucciso a 5 anni? Vabbè, era una gara così provinciale. Ma in questo sport si uccide, no? No, vabbè. In questo sport si portano i colpi ma non si colpisce. Ecco. Dimmi una cosa però, com'è che nasce una passione per uno sport che è un pochino, come dire, fuori dalle norme, calcio, pallacanestro, pallavolo? Com'è che viene questa passione? In pratica, cioè, io sono da piccola, comunque ero una bambina un po' spericolata, quindi avevo voglia di fare qualcosa per cui essere ricordata. Quindi mi sembrava troppo banale fare uno sport come calcio, che va di moda, diciamo, sì. No? Invece il karate, diciamo, era uno sport nascosto, infatti è uno sport, diciamo, un po' povero, non come il calcio. Per questo è solamente una passione, perché appunto... Senti, Michele, io ti devo fare un'altra domanda. E io pure ce la devo fare. Di calcio. No, io pure c'ho una domanda per Michela. Questa attività toglie qualcosa alla tua famiglia, per esempio tuo marito e i tuoi figli? Quanti figli hai? a parte che è giovanissima, ma... Ha 15 anni. C'ha 15 anni, ma soprattutto, cioè, il problema è una campionessa di karate lo troverà un marito? Cioè la domanda è questa, perché chi è che si va? Cioè, veramente io avrei difficoltà, no, a fidanzarmi, cioè, a sposarmi con una che è campionessa di karate. Ma immagino che va all'altare e quando il sacerdote dice: vuoi tu quella formula che strana, che è una sorta di formula del suicidio, no? Vuoi tu, che eccetera eccetera, e lei che fa così. Senti, Michela, tu hai vinto l'argento a squadre? Sì. Ecco, vogliamo ricordare le tue compagne di squadra. Perché la Spagna ha vinto? Perché ci siamo fatti fregare dalla Spagna? Perché sono vicini al Giappone, no? È stato solamente un motivo di tempo. Diciamo, noi ci siamo preparati, abbiamo fatto un'impresa perché ci siamo allenate in 10 giorni. La Spagna si allenava già da un anno insieme. Quindi per noi è stata la prima esperienza, e arrivare già in finale a un campionato europeo così importante è stato comunque bellissimo. C'è un'esperienza unica, infatti l'anno prossimo poi ci sono anche i mondiali, quindi ci potremo prendere benissimo una. Dai, bravo! Ho un paio di domande, però adesso dobbiamo... Vabbè, poi anch'io ho le domande con allora, Michela. Mauro, perché questo Lecce, diciamo, non come altre volte, ma comunque ha presentato due facce diverse? C'è un primo tempo in cui ha dettato la partita, i temi della partita, ha fatto, anche se nebulosamente, ma ha fatto la partita, e un Venezia che si aspettava di colpire in contropiede. Lecce aveva trovato una condizione importante anche con l'arrivo di Taxidis, e purtroppo l'assenza di Scavone e di Falco si è sentita più di quello che si poteva sentire. Ma Falco è giovane, che età può fare tutta una partita Falco? Falco no, so perché. Evidentemente si sarà capita questa. Io penso che l'ha capita anche il buon Fabio. La verità è che lui, il nostro allenatore, è abbastanza particolare, nel senso che crea i suoi giocatori come aveva creato Tabanelli, e poi dopo, quando è il momento che non magari che qualche altro viene fuori, se lo dimentica. Tant'è vero che in questa occasione l'assenza di Falco andava obbligatoriamente coperta con Tabanelli, che tecnicamente è il giocatore che ha più qualità creative, tipo Fai. Invece no, invece fa giocare una specie di... non si capisce di che razza sia, ma mi dicono che sia olandese. No, evidentemente parlano lingue diverse, cioè questo ogni volta che entra in campo non ha mai beccato la palla. Va bene. Ma ieri sera però qualche volta l'ha toccata. Male! Malato. Allora Stefano, è sempre lo stesso Lecce, anche se ieri è sembrato un pochino ingiallito in alcuni momenti della partita. No, è sempre lo stesso Lecce, sempre con i problemi di sempre, nel senso che gioca, tanto possesso palla, però poi potenza poco sotto porta, e in difesa fa degli svarioni abbastanza problematici, per cui non è cambiato niente.
Di Donani conosce bene questo problema, ma non è in grado di risolverlo, perché è una squadra da playoff, non è una squadra da promozione diretta, quindi tutto questo. Tanto vero che gli stesso si è un po' rammaricato e lamentato del fatto che abbiamo preso un gol su una ripartenza avversaria. Beh, i gol in qualche modo bisogna prenderli se si prendono. Le ripartenze le abbiamo utilizzate nel qualche volta, le utilizza l'avversario se gli dai spazio, è vero o no? D'accordo. Sì, ecco. Quello che io volevo dire. No. Volevo informare. Per favore, dagli un colpo di. Allora, io volevo informare che anche io volevo iniziare la disciplina del karate, se non che una mattina, uscito di casa Giovanni, c'era un signore, cioè un signore, io non mi ero accorto, era un giapponese, piccoletto, così. Quando io stavo infilando le chiavi nella macchina, è venuto da dietro, mi ha dato un colpo qua, ha fatto, boh, se ti chiedono che, dica colpo di Kung Fu. Lì domani mattina, stessa cosa, colpo più forte. Se ti chiedono di che colpo di King Kung Fu. Terzo giorno la stessa cosa. Il quarto giorno mi sono nascosto io. Appena è arrivato lui che mi cercava, ho preso il cric della macchina e gli ho tirato qua e gli ho detto, se ti chiedono di che un colpo di cric di 128 Fiat. E lì mi sono allontanato. Anche perché karate. Poi credo che la nostra giovane età, ancora il karate in Italia non c'era. Non c'era. Il karate è venuto verso la metà degli anni 60. 60 di che secolo? Io l'ho conosciuto nel 61 a Parigi, però ancora in Italia non c'era. Ce ne frega disciplina. Penso che a nessuno gliene freghi niente. Te, siccome te sei anche 12 o 15 anni più vecchio di me, quando eri ragazzino, evidentemente non c'era. Va bene, allora. Lo potevi fare. C'è gli storici. Diciamo allora che Liverani si è lamentato anche più generalmente, cioè considerando la partita. Troppi errori, ha dichiarato troppi errori. Ma è cosa di ogni domenica questa. Lo sentiamo questo ritornello alla fine di ogni partita la domenica. In particolare a quali errori si riferisce secondo te Stefano? Ma errori sotto gol, errori di finalizzazione, errori in difesa soprattutto. Svarioni difensivi che arrivano puntuali ogni partita e costano sempre un gol, due gol. Quindi sono problemi che nel DNA di questa squadra, che non è riuscito a risolvere. Quindi Giovanni, Lecce autoritario ma anche alquanto svagato in attacco. Ieri non è stato il solito Lecce che siamo abituati a vedere, soprattutto in trasferta, perché a Salerno si era visto un altro Lecce come in altre occasioni. Ieri abbiamo visto un Lecce che sì, come hai detto tu, dettava i tempi, teneva palla, però gli è mancato quell'affondo finale negli ultimi metri, anche perché abbiamo lì davanti un centravanti fisicamente importante come la Mantia, ma non viene, ma no, non è in giornata, ma se non gli arrivano i cross, se i cross vanno in tribuna, chiaramente la Mantia può fare poco. E qua si innesta e si innesta. E che ho dato il gancio per una cosa che mi pare sia sotto gli occhi di tutti. Noi sui cross abbiamo molto da imparare, nel senso che abbiamo piedi difettosi. Beh, una cosa determina l'altra. Non porta mai. Una cosa determina l'altra. Intelligenti, insomma. Uno può anche essere di testa capace, se quando poi. Comunque c'è da dire questo, questa volta abbiamo difettato un po' di più, questa è la verità, sia a destra che a sinistra. Diciamo le cose come stanno. Abbiamo rivisto invece. Scusa, come hai detto, sia a destra che a sinistra. Che a sinistra. Lepore come crossava. Ora lasciamo perdere, non ce l'abbiamo più Lepore, veramente che sai quanto mi ha dispiaciuto. Tu lo sai che sono un provocatore, io sì, no? Sì, io sì. No, ma la verità è che devo dire che questa squadra, anche in una partita come quella di Venezia, dove non ha tenuto il campo con la solita autorità. Però non è stata fessa, perché la presenza di Lucioni è fondamentale. Ho visto di nuovo un grande Venuti, che mi è piaciuto molto, anche se anche lui qualche cosa ha sbagliato nel mettere le palle in mezzo. Entreremo nei particolari. Volevo dire un'altra cosa che secondo se me. Se ci fai fare la televisione, se no, la puoi fare tu, falla tu. Al momento che io non sapevo che Falco fosse in panchina, devo dire la verità, quando è stato messo in campo per me è stata una novità importante, una novità sì.
tant'è vero che l'impulso creativo e anche, diciamo, guerriero l'ha dato lui negli ultimi 10-12 minuti, che ci abbiamo cercato in ogni modo di fare le cose come dovevano essere. Se noi facciamo queste cose invece che 12 minuti finali, in tutto il secondo tempo, probabilmente, chiedo scusa. Mauro, però tu, uomo di grande esperienza calcistica, sai che Falco è entrato quando gli altri avevano 70 minuti nelle gambe. Nel calcio questo in qualche questo misura significa qualcosa. Questo è vero, ma se quelli meglio non possono giocare perché non stanno bene, va bene. Ma siccome se stanno benino, qualcosa più di 20 minuti, secondo va me, bene, sarebbe anche giusto fargliela fare. Senti Michela, perché noi siamo digiuni di karate, no? Tranne il colpo di cricket, io non sono andato avanti più. Come si attribuisce il punteggio in una gara di karate? In pratica c'è una lista dove ci sono tutti i nomi, appunto, delle ragazze o dei ragazzi che partecipano, e si fanno dei gironi. In questi gironi, a seconda di punteggi, quindi valutazioni, sì, che riguardano la tecnica... Chi le fa queste valutazioni? La giuria? Gli arbitri, che sono 7 arbitri per ogni tatami, sarebbero ogni... Per ogni tatami è quel salame! No! ogni tappeto. E quindi si valuta appunto in base alla tecnica. Domani ci facciamo un panino col tatami affettato dentro. E quindi niente, si valuta la precisione, la tecnica, la potenza, e quindi il punteggio più alto va sempre avanti. Questo significa, però posso sbagliare, che il giudizio è sempre soggettivo. Sì. Cioè se uno può giudicarti da 8, un altro per la stessa. Ci sono valutazioni. Già, no, perché ci sono prima, per esempio anche nel calcio, sì, arbitri che valutano in un modo, sì, altri che valutano diversamente. In per esempio, sì, per esempio alla Juve non è mai il gore contro. L'arbitro Mazzoleni, che ha arbitrato Sassuolo Juventus, non ha visto un rigore grande quanto una casa. Però c'è la notizia dell'ultimo momento: Mazzoleni è stato promosso. Diventa capo officina della Fiat Mirafiori, subito! Questa detto da altri non sarebbe stato niente di strano. Ma non è la prima volta, che dai! Mauro! Che calcio! Dai, sono anni che vincete così! Gavino, io vorrei che tu qualche volta ragionassi da persona per me. Ma sì, invece dai. Sono una persona in questa per occasione, dai, stai dicendo una delle più grandi stupidaggini. Tanto è vero che io ho pensato che per la prima volta anche sul piano tecnico Mazzoleni ha indovinato una decisione assoluta. No, quello è il calcio di rigore. Ma no, capito? Ma non esiste al mondo. Lo ha detto anche Gianni Brera in anticipo, sì, l'ha detto 20 anni fa. Questo è veramente quello che stai dicendo, è una mascalzonata. Gli unici a dire che non era calcio di rigore in intervista, ha preso il pallone, sono stati Tagliavento, Rizzoli, cioè gente che ha una concessionaria Fiat sotto casa. Ecco, Stefano, aiutami. Questo è il motivo per cui in Italia tutte le settimane avvengono qualche invasione di campo, qualche rompimento di scatole, perché se non si vede una decisione tecnicamente ineccepibile, allora c'è qualche cosa che non va bene. Giocavo io, questi non erano rigori. Però aggiungo un'altra cosa. No, non puoi aggiungere. Se hai ragione, sai dove hai ragione? Che la maggior parte di questi idioti di arbitri di adesso, perché sono autentici idioti, compresi quelli che stanno al bar, molto spesso, questi rigori qualcuno lo dà. Ma è una cosa terrificante. Come? Questo avanza, il portiere indovina una cosa difficilissima e allora devi dire bravo il portiere. Poi il giocatore gli finisce addosso. Non può essere rigore, sei una mascalzonata, capito? No. È rigore e prevede anche calcio di rigore, espulsione e carcerazione per 3 mesi. Sì. Carcere duro. Non è... Comunque. Mazzoleni non arbitra più perché deve dirigere il reparto verniciatura a Mirafiori, alla nuova Jeep. Mazzoleni quest'anno sta arbitrando in maniera meravigliosa. Eh sì, per la Juventus. No! Allora vedi, per la Juventus è quello che, secondo me, non è quello che... Ma vogliamo smettere? Io ti sfoticchio! Lo so, no, ma è quello che nella partita con Milan non è lui che giudicò, è Mazzoleni che giudicò i guai. Guarda,
voi continuate a fare, ma io continuo a sfottervi. Vai, vai, vai. Va bene, dai, anche allora, che poi Giovanni, ci pensa favore, l'Atletico Madrid, per favore, è vero, ne parliamo più avanti. No, i due gol, i due gol, come nascono, vuoi star zitto, colpo di Kikufu. No, che peraltro poi nel karate non c'è contatto fisico, sì, no, sì, Michela? Sì. Vabbè, dopo, dopo lo incontro c'è, no? Negli spogliatoi. Sì, vabbè. Non c'è contatto fisico, no? No, non eccessivo, comunque sempre con controllo. Con controllo, quindi, vabbè. Se tu, vabbè, invece di fermarti qui, vicino, lo colpisci, che succede? Beh, dipende, se è stato un errore dell'altro, quindi che ha abbassato la guardia, se no, vieni. Se no vieni comunque ammonito. Ammonito, vieni. Cioè, se invece uno colpisce l'avversario, non è che ne trae vantaggio. Invece di lui no. Di punteggio ne trae. Da lui in Sardegna, no. Tu dai la coltellata, se non colpisci, viene pulito dall'altro. Che ti dà un'altra. Che ti dà un'altra coltellata. Magari te la dà la carotide, per essere certo, va bene, allora. Va bene, no, gol. Dicevamo i due gol, come si è questa detto. Questa è la trasmissione volevole. Sì, molto seria, come si è detto. Sì, sì, non hai mai visto una trasmissione come questa, pazzi ce ne sono pochi. Allora Giovanni. Allora, il gol del Venezia, un fulmine a ciel sereno, non se l'aspettava nessuno perché il Lecce era padrone del campo, della palla. Una ripartenza e purtroppo in mezzo all'area viene lasciato solo giocatore che ha segnato, adesso non ricordo il nome, del Venezia, è una distrazione in mezzo soprattutto di Meccariello e il Venezia passa. Ma non per mi è fortuna sembrato un gol, come dire, occasionale, mi è sembrato no, una ripartenza perfetta, in linea, è una ripartenza studiata, assolutamente, no, no, non casuale, assolutamente no, la fortuna o la buona sorte vuole che comunque passa un minuto e mezzo e Lecce pareggia. Ecco, un cross finalmente fatto bene dalla destra, la Mantia fa da torre e Palombi in tuffo in sacca, quindi per fortuna si è pareggiato subito. Ma anche questo è un bel gol, però. Bellissimo, di ottima fattura, meno male si è pareggiato subito, perché se non si fosse trovato subito il pareggio, non so la partita come poteva mettersi. A voi tre, tu di sempre che sei d'accordo. Sempre, d'accordissimo. A prescindere, Stefano, il nuovo centrocampo disegnato da Liverani con l'arrivo di Teodorakis, sì, io dico, funziona meglio e più di quello precedente? Funziona meglio perché Daxidis aggiunge qualità al centrocampo, quindi non giocava da 5 mesi ed era un po' un punto di... E gli altri due, vale a dire Mancosu e Petruccioni? Petruccioni, sì, Petruccioni si sta adattando bene nella nuova posizione di mezzala, Mancosu lo conosciamo tutti, quindi sicuramente un centrocampo più qualitativo. Il problema rimane nella concretizzazione delle azioni di centrocampo, nel senso che lì davanti arrivano pochi palloni e anche in maniera non proprio pulita. Lo chiedo a te, povero... No, Mauro, scusa, lo chiedo a te. La posizione di Mancosu, spostato più all'esterno verso sinistra, gli toglie qualcosa come numero di situazioni che gli consentono di armare il suo cannone e sparare a rete? Stefano. Ah, sempre a me. No, 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 assolutamente no, perché Mancosu riesce a trovare gli spazi giusti e quando ha la possibilità tenta la conclusione dall'antonio. Tra l'altro ha fatto una cosa splendida sulla destra quando si è infilato in mezzo alla difesa. Sì, sì, tra l'altro non ha caratteristiche tecniche eccelse, però quel poco che ha lo sa capitalizzare al massimo. Mancosu tecnicamente non è un fenomeno. L'ha detto pure Liverani. Se lo dice Liverani, allora è veramente bravo. Sì, però, cioè, però Mancosu, secondo me, dopo Falco, ha qualità creative superiori a tutti gli altri. Ha una buona tecnica. Por favore, no, voglio dire una cosa. Sì, vabbè, poi abbiamo Facebook. Il Lecce a Venezia ha giocato a ritmi che non sono i suoi. Ha giocato a ritmi più blandi, Lecce è una squadra, tant'è vero che nel minuto che si è preso gol, immediatamente ha avuto una reazione straordinaria, ma giocando a ritmi superiori. Dai, dai, dai.
guarda che ho fatto karate anche io 6 anni. No, cioè, non l'hai fatto. Ora vuoi che io che non conosco. Tu sei d'accordo, no, su questo? Su questo aspetto d'accordo. D'accordo. No, no, scherzo, però comunque la partita è buono. E Venezia l'ho vista attentamente e concordo che rispetto alle altre partite il Lecce è stato molto sembrato più un pochino Non era quello più sfilacciato, esattamente, quindi va questo. Bene. Allora, no, ci scrivono da Facebook, scusa, cioè, dai, che è importante, ci scrive un certo Luca De Leonardis, che io penso di conoscere. Innanzitutto ci dice che Mazzoleni è il nuovo testimonial della panda 4x4, perché 4x4 è la misura di una cella. Questa è, quindi è giusto. E poi però Luca è rivolto a te, dice che è contento che Salvini ha consentito lo sbarco in Italia a te. Reduce dalla Sardegna, sei stato. Salutiamo. Puoi farti dare l'indirizzo. Vabbè. Che io ho due lampi di questa dimensione. Va bene, va bene. Che gli apro lo sfogo. Salutiamo mio fratello Luca, è lui che ci scrive. Allora, salutiamo mio fratello. Giovanni, però questo nuovo centrocampo anche a te sembra più, come dire, più creatore di gioco. Allora, questo è un centrocampo, come ha detto Stefano, di altissima qualità. Avvertiamo che tra poco ci sarà un adesso passaggio sarà davanti alla telecamera del palio e mi pare giusto. Sì, è giusto, è anche giusto. Prego, prego, signore. Ecco. Prego, prego, prego. Prego, bella bimba. Prego, prego. Allora, vai avanti. No, dicevo che è un centrocampo di altissima qualità, perché comunque Taxidis è un giocatore dai piedi buoni, assolutamente, l'aveva preso Zeman alla Roma, quindi insomma non è che è un giocatore che non. Però purtroppo è ancora fermo. Ma però poi devo polemizzare un po'. Perché? Taxidis indubbiamente ha dimostrato nei primi 40 minuti di essere uno che non c'ha ancora la condizione. No, non hanno. Poi Zenga è l'allenatore. Zenga del ha chiamato Lombardo, gliel'ha messo addosso e Taxidis ha cominciato a balbettare. Ha fatto una marcatura uomo vecchio stato. Questo è ancora non vabbè, ha le gambe. Ma questo non intacca comunque le qualità del giocatore. Cioè questo assolutamente no. Però con Taxidis là in mezzo, con Petriccione, Mancoso, insomma la squadra, il centrocampo è di altissima qualità secondo me. Si tratta solo di trovare il giusto equilibrio, sì, perché l'innesto di Taxidis ha un po' sparigliato le carte. Ma questo a ieri qua, lasciamo stare. Ma io voglio sapere perché da voi che di calcio sapete certamente più di noi. Ma è così facile bloccare il miglior giocatore avversario facendogli una gabbia con due uomini? No, facile non è, anche perché tu dedicando tu un giocatore alla marcatura di un altro giocatore, tu praticamente quel giocatore non c'è, cioè è come se non giocasse. E allora spiegatemi perché nessuna squadra ha mai raddoppiato la marcatura quando giocava Mauro, lo lasciavano da solo e lui segnava. Ma lui ha detto una cosa che non è esatta, scusate, nel senso che quando tu hai più giocatori validi non puoi raddoppiarli tutti o triplicarli sempre. Esatto. Quando tu hai Fasco, quando tu hai Taxidis, quando tu hai Mancosu, tutti e tre in campo, e quell'altro non possono dedicare sei giocatori a questo. Il che significa che la qualità del giocatore è quella che fa la partita, che fa la differenza. Questa è la verità. Per la qualità, bravo. Io mi ricordo, tu lo conosci senz'altro, li conosci tutti e due, Aldo Agroppi e Gianni Rivera. Aldo Agroppi diceva che quando c'era Torino-Milan o Milan-Torino, lui era addetto ad annullare Rivera. In questo modo, dice, non giocavo io e non giocava Rivera. Però nel peso, che è, faceva più danno un Milan senza Rivera che un Torino senza Agroppi. Questo è vero. Però bisogna aggiungere una cosa, perché non si deve pensare che Aldo abbia sempre fermato Gianni. Io ti potrei raccontare che in moltissime occasioni lui ci provava, che Rivera in 3 o 4 minuti trovava quel secondo di libertà e Rivera mi fregava, insomma, no? Allora, Lucioli
sempre esemplare, no Lucioni? È impeccabile. Tranne l'ammonizione. Degli altri. E mo non giocherà, non giocherà. Degli altri, mi date un giudizio sugli altri, estrapolando quelli che vi sono sembrati i migliori a parte Lucioni. Vigorito ha salvato il risultato con una parata eccezionale proprio al 6 minuti della fine. Né Cariello insufficiente come in tante altre occasioni, però chiaramente non si poteva fare diversamente viste le assenze, quindi è dovuto andare in campo. E poi niente, il centrocampo sicuramente è sufficiente. Beh, pure a me è piaciuto Palombi, non solo per il Palombi non solo per che merita fiducia. Attaccato lo spazio, attaccato un delitto, deve stare lì e deve giocare anche perché con la palla al piede vuole la profondità e è in grado di andare in porto. Vi do l'ultima notizia: da domani, da mercoledì, ogni mercoledì Sarri va a ripetizione da Guardiola. Sarri c'ha le valigie pronte. C'ha le valigie, aspettano. 6-0. Ma te non hai visto i primi 20 minuti? 4-0 i primi 20 minuti. Però ecco, come si spiega? C'è da dire una cosa, c'è da dire una cosa. Stiamo parlando ovviamente di Agüero che ha sbagliato il gol a un centimetro. Stiamo parlando a beneficio di chi non lo sa della partita fra il Chelsea e il Manchester City. Attenzione, torniamo un attimo indietro. Se Antonio Conte è andato via dal Chelsea pur avendo un altro anno di contratto, il motivo è che il Chelsea non investe per puntare in alto, ma gioca sempre con gli stessi giocatori, la metà dei quali scadenti, uno su tutti David Luiz, e cambia gli allenatori. Gli allenatori sono vittime sacrificali nel contesto di una società che non tira fuori una lira per investire. Quindi... Senti, ma ci gioca ancora Joe Jordan, quello che non aveva. Quello che si toglieva i denti, si toglieva i denti prima di entrare in campo. Quindi c'è a parziale attenuazione. Adesso però, cominciando da Giovanni, e poi chiederemo anche a Michela, ha fatto il suo esordio un ragazzo del quale si è detto tanto bene prima ancora di vederlo giocare. Io non l'avevo visto mai giocare, l'ho visto in pochi minuti. Tu Vignelli, che è Giovanni? Da rivedere. Gli diamo tutte le attenuanti del mondo. È arrivato a Lecce da poco e ieri ha giocato uno scampolo di partita. Chiaramente un giudizio definitivo non si può dare, assolutamente. Certo, è un ragazzo, 20 anni, fisico importante anche lui, è da rivedere, dai. Non possiamo giudicarlo dai pochi minuti giocati ieri. Mauro! Mi allineo su quello che dice Giovanni. Ha commesso un paio di errori nel controllo della palla, anche poi ha colpito la palla in ritardo in un paio di occasioni. È chiaro, quando entri in una squadra, in un ambiente che non conosci, con una squadra con cui sono tre giorni che ti vedi in allenamenti così sporadici, ci ha fatto il viaggio probabilmente o in treno o in pullman. Ma io la domanda la devo fare, e perché entra allora? Se il rischio è che ci sia quel che abbiamo visto, io ci penserei due volte. Sono cattivo? No, sono valutazioni dell'allenatore, l'ha gettato nella mischia per fargli prendere confidenza e con la partita e con la squadra in un contesto agonistico. Quindi... Va bene, Michela, i tuoi allenamenti, quanti giorni alla settimana ti alleni, come ti alleni, cosa fai, dove vai ad allenarti? Allora io mi alleno ogni giorno tranne il sabato e la domenica, e mi alleno sia alla palestra Athlon il martedì, il giovedì e il venerdì, e nella palestra alla MUV il lunedì e il mercoledì. Il lunedì? Lunedì e mercoledì. Da che ora a che ora ti alleni? Dalle 7 fino alle 10 a volte. Ah, bene. Ecco perché verso le 10 meno un quarto c'è... Pugliano, ragazzi, la gente pugliola. Tutti perché aspettano Michele, dice, adesso passa la Michela. Senti Michela, vuoi ricordarci le tue compagne di squadra di questa medaglia? Sì, allora il capitano, diciamo, quella con più esperienza è la Matilde Galassi, che abita a Riccione, e mentre
l'altra era Elena Roversi, che è a Venezia. No, cioè tutti siciliani. Vabbè, Veneto, bene. Tutti siciliani. Senti, e l'allenatore, il vostro, la vostra, forse una donna, sì, no? Sì. Si chiama Tiziana Costa e è stata bravissima perché appunto in 10 giorni è riuscita a coordinarci tutte e senza di lei sicuramente non avremmo fatto benissimo. E questa Costa di dov'è? E lei è di Firenze. Di Firenze. Sì. Però fatemi dire una cosa su Costa. Michiela, non è imparentata col capitano Schettino? No, assolutamente. Michiela si allena qua con il maestro Vito Barletti, che oggi non poteva esserci. È per noi un riferimento importante Michiela, perché concilia i risultati eccellenti che sta ottenendo con un liceo. Lei va al liceo classico proprio perché per noi è un riferimento da tenere in considerazione. Assolutamente, dire, assolutamente. No, hai fatto bene a fare. E adesso parliamo degli studi al liceo classico. Oh. Come va in ragioneria? No, brava Michela, continua così. A scuola come va? Ah, non dire, una volta che stanno in prova, come vai a scuola? Col ciao! Anche a piedi. A volte si va pure a piedi. Vado abbastanza bene, certo è difficile perché ora sono mancata 10 giorni. Cioè sommati anche gli altri, sono già arrivata tipo a 32 assenze da quest'anno. Però comunque i professori, questo va dal liceo classico Giuseppe Palmieri, comunque i professori e la preside. Cioè, la preside poi non ne parliamo. La Loredana, Loredana che salutiamo. Salutiamo. Mi sostengo molto, quindi non. Alla preside Loredana dice soltanto ad una trasmissione con quel vecchietto di Mauro, con quel ragazzo pimpante di Gavino e Lessa. Perché poi se io sto qui è perché 20 anni fa è stata Loredana di Conso a dirmi: lei se la sente di venire in radio a dire le cose che sta dicendo al telefono, quando non sa, dice se la sente. Quella radio? Radio Città 1. Sì. Allora, gli studi, quali sono le materie che più che affronti meglio? Vabbè, italiano senz'altro, ci viene molto naturale scrivere testi, comunque mi piace parlare. E poi cioè, mi piace educazione fisica. Ma guarda un po'. Vabbè. Il professore o professoressa di educazione fisica? No, si chiama Serenella di. Che femmina, una cosa fra me e te. Al Palmieri adesso sono tu sei una ragazza femmina. Tu sei una ragazza fortunata. Perché come professore di educazione fisica non hai avuto Mauro Pantani. Noi che conosciamo molti degli alunni di Mauro Pantani, sono venuti male anche fisicamente, c'è gente che striscia sulle strisce pedonali, cose di questo genere. Tu sei fortunato. Cioè anche se non avessi avuto nessuno come insegnante di educazione fisica, saresti venuto fuori bene. Va bene. Allora, ci sono tante mail. Ragazzi, comunque sia, pareggio. La classifica grosso modo è rimasta quella, il balzo in avanti del Benevento. Va bene così perché non ci dobbiamo dimenticare. Da dove di ricordare alla gente che noi siamo partiti per fare quella che si chiama una sana e robusta salvezza. Campionato. Tutto il resto è grasso che cola. Esatto. Allora, e Brescia 42. Palermo 41, Benevento 36, Lecce Pescara 35, Spezia 34, Verona 33. Numero di partite giocate? Cioè, Lecce ne ha un po' meno. Rispetto al Pescara abbiamo gli stessi punti ma una partita in meno. Però Verona 33, però adesso Verona sta cambiando il vestito, mi pare. Si dice che grosso se non vince pedale. Dovrebbe Cosmi, arriva a essere secondo. Ecco, la domanda che io vi faccio è questa. Siccome ci sono allenatori che arrivando in una squadra un po' in disarmo, tipo Corini al Brescia, ne hanno cambiato la struttura e stanno galoppando. Può essere, perché lo conosciamo, che Serse Cosmi, subentrando a Grosso, possa riportare Verona dove i nomi dicono che debba stare? Questa è la cosa. Secondo me no. Perché? Perché Cosmi ha esaurito la sua carica di allenatore vincente. Cosmi ha sposato una ragazza del mio paese. Io gli ho dato tutta la nostra solidarietà, ho sbagliato nel giorno affettivo. Bene,
forza dei problemi. Cosmi è un grande motivatore. Allora, se c'è una persona che può riportare Verona a una situazione di tranquillità in classifica, è proprio lui. Attenzione, il Verona non ha bisogno di una classifica di tranquillità. Verona è partito per vincere. Verona oggi come oggi è una squadra in disagio. C'ha la necessità di ritrovare voglia e ambizione. I giocatori sono, chi è reduce da una retrocessione, quasi sempre ha bisogno di tempo per abituarsi a ritmi diversi, a campionati diversi. Le retrocessioni, guardate quello che ha fatto l'anno scorso, tante squadre retrocesse da là. Sono cose terribili. Michela, piccalo! La retrocessione che rimane dentro le ossa. Va bene, allora. Ma è un allenatore, Giovanni, da salvezza, diciamo, più portato qua a rosicchiare i punti, o un allenatore che ha le qualità per primeggiare con una squadra che sa primeggiare? Nella carriera di Sesme Cosmi di promozione non ne vedo molte. La carriera, il curriculum di Sesme Cosmi certamente non è un curriculum di chi vince quanto un curriculum di chi si salva, però tutto può succedere. Indubbiamente Mauro dice là è l'ambiente che ha bisogno di una scossa, e forse un allenatore alla Cosmi, uno che spezza le gambe, no? Come diceva al buon Liberani, no? È un allenatore che può dare la scossa, dai. E allora veniamo alle mail, perché ce ne sono tante mail, sono anche belle lunghe queste. Forse andiamo. Allora ci scrive Donato e basta. Io su questo Donato e basta qualche dubbio. Questo è Donato Cavallo. Non si guarda in bocca. Allora, ogni volta che le cose non vanno benissimo c'è una scusa. Due pali, negato un rigore evidente, visto solo da Liberani. E da chi tifa con la mortadella sugli occhi. Ma non era il prosciutto sugli occhi. Oh, c'è la mortadella. Cosa di meno? Sarebbe ora di mettersi. Sarebbe ora di mettersi in testa che il Lecce è questo, una grande squadra che ogni volta che viene chiamata all'esame per diventare squadrone accusa i limiti già visti tante volte. Grande e bella squadra il Lecce, ma non ancora grandissima. PS, tra i tecnici del Lecce manca uno che insegni come si fanno i cross o no? Insomma, riassunto poi. Ve l'abbiamo detto all'inizio, no? È una squadra che ha questi limiti in fase di attuazione e in fase difensiva, ma la Ferrari con fino a mano tirata, se riuscisse a superare e a bypassare questi handicap vincerebbe il campionato a mani basse, ma non credo che accadrà. Mauro, che commento a questa lettera? Percentuali di qualità e nel passaggio superiori ci porterebbero a fare maggiori realizzazioni e anche avere meno contropiedi, che non ci dimentichiamo che non è la prima volta che siamo stati fregati anche a Pescara su film. Tu sei d'accordo? D'accordo. Comunque no, la considerazione è giusta, però non sono dei limiti, cioè, e può migliorare questo aspetto per arrivare ad essere la grande squadra quale noi auspichiamo, quindi non è un limite, è una presa di coscienza. Tu sei anche tifoso del Lecce, ovviamente il calcio non ti vede estranea. Tu lo vedi questo Lecce promosso direttamente? Io vedo una cosa qua, a vederlo così mi vergogno. Dai, fatti vedere. Vieni no, qua. No. Vieni qua. Non mi devo vergognare. Allora, no, qua, dai, gli atleti sono sempre atleti, anche se fanno politica. Lascia perdere, lui non è mai stato atleta. No, è stato si veste da atleta. Devo fare una domanda, Michele, no. Grazie. Se vieni ci saluti qua. Dai, Saverio, vieni a salutare. Saverio. Sapere come si saluta il padrone di carico. Non so quanti voti perdi con questa uscita, non lo so io, parecchio. Cioè, io ne vedi perché chiamo la campionessa. No, dai il colpo di chi confu. Ciao. Mi scuso per l'incursione, ma volevo salutare Saverio, questi amici. Saverio, diciamo, ci hai dato 60 euro per fare sì, questa cosa. Poi mi ero anche preparato la maglia del Lecce, Saverio. Dopo il successo in Abruzzo, noi auspichiamo altri successi. Quello del Lecce in Serie A. Bravo. Allora, buon proseguimento. Ciao. Secondo Saverio, te, questo Lecce, tu lo vedi nella promozione diretta oppure nei playoff?
Ma secondo me devi essere meno tifosa e più critico. Vabbè, secondo me nei playoff, cioè statisticamente non è da prendersi. Senti Michela, dopo la partecipazione a questo programma, quanti giorni di permesso ti darà la squadra e la scuola perché tu te ne metti? Ah vabbè, sono già tornata oggi a scuola perché sono andata ieri. Penso che dormirai fino a sera. Beh, allora, andiamo a letto. Andiamo avanti, ci scrive Tonino Sbarbato da Arnesano. E si è fatta la barba. Hai fatto un cognome, no? Mi potete spiegare il ritorno di Saraniti e l'arrivo di un punto interrogativo chiamato Tuminello? Il campionato che sta facendo il Lecce mi soddisfa, ma non capisco il perché di certe operazioni in entrata. Per quelle in uscita, tipo Lepore, non metto lingua per evitare di scottarmela. Beh, questo è un argomento che pizzica un pochino, eh? Allora, in tutte le campagne acquisti e cessioni c'è sempre l'intervento dell'allenatore. Cioè, io non credo che una società o un direttore generale di una società decide, te questo lo mando io, chi lo decide che questi non ti servono? Lo deve decidere l'allenatore. Se l'allenatore dice così e ci porta in A, poi se va lì e si dice bravo, gli si dà magari anche un bacio, non dico in bocca, ma insomma un bacio glielo possiamo dare. Se invece... Ma io le devo dare come premio perché è venuta qua una maglietta di Donnarumma, del portiere del Milan. Io dicevo, se invece le cose non vanno bene, le responsabilità se le assume chi guida la squadra. Andiamo avanti. Ci scrive da fermo posta da Frigole, quindi fermo posta. Fermo posta, no, c'è la posta che sta lì, non è mobile, non è posta mobile. Concordo, su che cosa? Questo comincia concordo. Petriccione spostato a far posto a Taxidis continua a fare luce sulla squadra. Mancosu tra le pastoie della corsia esterna è sempre un grande giocatore, ma potete spiegarmi, specie lei professore, quali sono i vantaggi veri dell'operazione che ha scombussolato il centrocampo? Cose belle e meno belle prima, cose belle e meno belle adesso. E quindi no, non è cambiato. Diciamo che a livello qualitativo, cedendo Armellino e prendendo Taxidis si è migliorato. Sì. Diciamo le cose come stanno perché sennò siamo sciocchi. Va bene. Però c'è una cosa che ripeto, la qualità a questa squadra la dà Falco. Dal centrocampo fino alla porta avversaria la qualità la dà Falco. Se Falco ha anche 39 di febbre ma ha 10 minuti di autonomia, quei 10 minuti li deve giocare. Questa settimana, evidentemente reduci da un infortunio grave eccetera, così io non pensavo che potesse fare. Tu sei d'accordo con l'analisi tecnica del prof? Profondamente ma d'accordo. Stefano, tu sei d'accordo con quello che tu sei sì, d'accordo? Anche perché Michele, sei d'accordo? Siamo tutti d'accordo. Voi lo avete fatto stiamo felice. Però dimenticando dice sciocchezze gigantesche. Scusate, però la gente è d'accordo. Però stiamo dimenticando una cosa. Dai. Che ieri mancava pure uno che si chiama Scavone. Che peraltro abbiamo avuto la bella notizia che non è necessario l'intervento chirurgico, quindi i tempi di recupero saranno più brevi. E naturalmente aspettiamo. Lo salutiamo anche salutiamo Manuel. Scavone lo vogliamo di nuovo in campo. Lo vogliamo presto in campo. Anzi, la dico subito. Scavone, appena te la senti, vieni. Se te la senti, perché ci vuole coraggio a fare da ospite qui con noi. Michela è una vivere. Michela tornerà a casa traumatizzata, poveretta. Va bene, allora. No, peraltro volevo chiedere a proposito, ma secondo te, Mauro, tu che hai giocato, il Lecce ieri può aver risentito ancora dell'incidente di Scavone? Parzialmente sì. Ah, ecco, parzialmente sì, perché diciamoci la verità, quelli sono momenti molto difficili. Perché una squadra vede una situazione e non riesce a viverla, perché se tu ti ritorni sempre in mente lascia un segno tremendo. Detto questo, però, al momento che Cavone riscenderà anche per fare diciamo, le scale a salutare i suoi compagni, ritornerà una gioia e un entusiasmo. Adesso da Michela che ci è mancato. Sapere, da Michela vorrei sapere, ma la tua disciplina sportiva, oltre che darti questi allori, quindi la gioia della vittoria, dei premi, eccetera, ritorno utile anche come difesa personale? Sicuramente, comunque facendo karate
si allena anche, diciamo, un istinto di sopravvivenza, diciamo. Però si parte sempre dal presupposto che il karate non è uno sport di attacco, ma uno sport di difesa. Quindi non mi è mai capitato, appunto, di scontrarmi con qualcuno. Però, cioè, penso che saprei anche come difendermi. Sì, senti, ti puoi scontrare con Montana e lo Sdereni. Avessi scelto Marti, che è l'unico. Non hai pensato che, per esempio, se per io facevo i denti se menava. Sto parlando, giovane, giovane, sto parlando. Non hai pensato che se tu ti devi difendere potresti anche essere inquisita per eccesso di legittima difesa? Eh sì, l'ho voluta infilare. Vabbè, dipende sempre da come mi devo difendere, da chi mi devo difendere. Dal contesto, dal contesto, chiaro, ovvio. Bravo. Cioè, in difesa, bravo. Ovvio, cioè, bravo. Penso che tutti si difenderebbero comunque. Progetti tuoi da un punto di vista sportivo, sì, e aspettative. Vabbè, sicuramente io punto nel continuare, appunto, a stare in nazionale, nel fare il mondiale che sarà in Cile, a Santiago. E l'obiettivo più prossimo, diciamo, che è il... Quando sarà il mondiale? A ottobre. Il 26 è in Cile. Freddo caldo farà in Cile. Vabbè, sì. Vabbè, no, poi vabbè, diciamo che stagione. L'obiettivo, appunto, è che voglio conquistare e vincere il campionato italiano, che sarà a fine febbraio. No, questo e mese. A Ostia, il campionato italiano si fa a Ostia, a Roma. E niente, poi dai, ci sono altre gare. Faremo il tifo per te, Michele. Sì. Dai, allora, forza. Tu ci informerai, sì, ci darai un diario dei tuoi incontri, dei tuoi impegni, e noi parleremo ancora. Quando ritornerai vincitrice di nuovo, ti aspettiamo qua. E canteremo. Non saremo tutti ad aspettare, perché stiamo cercando di liberarci di Mauro. Quindi, se siamo fortunati, non lo troveremo. Allora, l'ultima mail. Valentino Romantico. Vabbè, uno che si chiama Valentino, per forza è Romantico. È nato il 14 febbraio. È di Soleto. Quello conquistato. Soletto o solitario? Soleto, no, Soleto in paese. Cioè, che vuol dire Soletto, che cammina da solo. Soletto. Poi, come dice il proverbio, meglio Soleto che male accompagnato. No, dice il proverbio, quindi. Vedi? Frequentare male porta a questo, vedi? Allora, stare con noi. Quello conquistato a Venezia è un buon punto. Forse, ma solo forse, manca un rigore. E i due pali confermano che il Lecce, forse, ma solo forse, meritava qualcosa di più. Scrivo queste cose tenere perché siamo in zona San Valentino. Se fossimo in zona Lucifero scriverei altro. Auguri a tutti gli innamorati e a quelli che in futuro si innamoreranno. Beh, questa è una bella cosa. Bravo, facciamo bella gli auguri dedica. Dopo domani è San Valentino. È romantico. Quindi tutti coloro che ritengono di essere innamorati si sentano ben augurati. Per esempio, Mauro, tu di chi sei innamorato? Sono sempre stato innamorato. Sì. Io del mio divano. Stefano, facciamo gli auguri agli innamorati. Facciamo gli auguri agli innamorati. Facciamo gli auguri. Allora, facciamolo come faceva Dante. Amor che hanno amato. Amor perdona. Mi presi di costei piacer sì forte che, come vedi, ancora non mi abbandona. Vedi Michela, non so se hai capito, ma è anche qui, noi facciamo qui, tu l'aspettare. Passi signora, passi pure, non c'è. Vada, signora. Vadi. Io vorrei che come dopo il Dio fossimo presi per incantamento. Madonna, quante cose sappiamo. Questo è il abbiamo finito. Poi c'è la schedina, quando vuoi. No, adesso, no, io vorrei sapere. Quando vuoi lanciamo la schedina. Naturalmente, fra un pochino, fra circa mezz'ora, riprende la Champions League e riprende con la partita Roma-Porto. Roma-Porto si gioca a Porto Cesario, finalmente. C'è la parola stessa. Sì, si gioca al bacino grande. Al bacino. Oh, a Porto Torres, forse. No, c'è a Porto Cesario. Allora, come la vedi tu questa partita, Mauro? Se mi dici la freddura di Giovanni, la vedo che la vede in televisione. Che la vedo in televisione. Perché non lì non ci si può essere. Aggiungo una cosa, cara, devo dire la verità. Io ultimamente mi diverto poco a vedere le partite, perché ho notato una cosa, che ogni qualvolta speri in qualche cosa che possa avvenire di grande per l'Italia o
per un club o per l'altro, immediatamente ci approccia. Allora quindi ne parleremo. Poi c'è un'altra partita, Stefano, abbastanza interessante, che è Manchester United contro il Paris Saint Germain. Questa partita da tripla, perché Paris Saint Germain sulla carta tecnicamente secondo me è superiore al Manchester United, però gli inglesi nelle coppe si trasformano, mettono in campo tanto agonismo, quindi potrebbero avere la meglio. Poi c'è un'altra partita sulla quale il risultato non è in discussione, è solo il punteggio, cioè se è tennistico o no, ed è Atletico Madrid-Juventus. Quello la settimana prossima, però non diamo notizie, insomma, pensano che sia il primo turno, no? La prossima settimana. E poi questo lo chiediamo a Michela, perché segue anche la Champions League. La partita più interessante e più equilibrata è Bari-Torre dell'Orso. Sicuramente. Però noi per Bari non ti fiamo. Brava. Ma non giocano a Torre dell'Orso, a San Foca, direttamente campo neutro, direttamente sulle rocce di San Foca. Ragazzi, siamo alla schedina, le previsioni del tempo dicono che arriverà anche il caldo, si tratta di aspettare 4-5 mesi e arriva. Questo da Capo Canaveral, da Capo Kendo, ci hanno informato di queste cose. Allora si comincia anche questa settimana da giovedì a giocare. Diciamo premio questo spezzatino della settimana. No, da venerdì, da venerdì. C'è in palio che azzecca tre risultati. Vince una gomma da masticare usata già da Giovanni, però, Giovanni tre anni fa. L'ha attaccata sotto il sellino del ciao e ieri l'ha ritrovata. Bene. Allora si però comincia. Però fila o no? Sì, ancora tiene bene. Allora, si comincia venerdì sera con Juventus Frosinone. Allora, chiediamo al professore in fondo lì. X2, quindi la Juve perderà. Non vincerà. Non vincerà. 2X. Stefano, la leppa ce l'hai? Sì. Cagliari-Parma. Uno secco, non si discute proprio, va bene. Uno abbondante. Oh, Mauro, c'è il derby lombardo, Atalanta-Milan, uno dei derby lombardi. Per l'antipatia gigante che ultimamente provo per l'Atalanta, spero che vinca il Milan. Va bene, quindi per rifarti del gol di Montari. No, per le cattive azioni che non solo hanno fatto ma hanno anche detto. Io trovo quasi indecente che la squadra della Dea, possa comportare come si comporta. Michela, secondo te Spal Fiorentina come finisce? X2. Fiorentina, per Michela vincerà la Fiorentina. Cogliamo l'occasione dopo questo pronostico per ricordare di non andare a Ferrara, non passare da Ferrara, compilare la schedina. Fate il contrario di quello che diciamo noi, che qua fesserie si racconta. Vabbè, tu dimmi Empoli-Sassuolo. Empoli-Sassuolo è un derby, no? Sì, e tutte e due siciliani. Sono entrambe siciliani. Ma io qua vedo un pareggio. Quindi X. Va bene. In fondo lì, Genoa-Lazio. Svegliatemi il professore. Genoa-Lazio X2. Ancora la Lazio. La Lazio stravoglia. E stravoglio. Stefano, due squadre in difficoltà, Udinese Chievo. Uno fisso. Uno secco. Vabbè. Chievo è già in B praticamente. Poi Mauro, Inter Sampdoria. Una lotta tra il rotto e lo strappato. L'Inter di adesso, pur giocando malino, ha fatto un bel risultato, credo che gli dia una bella spinta. Quindi diciamo la Sampdoria invece giocando benino non ha fatto e quindi vince lì. Michela, Napoli Torino. Vabbè, uno dai. No, vogliamo sapere perché. Il Napoli è più forte. Il Napoli è più forte, ma poi lo dice sorridendo, è bella. Pulita nel dire le cose. È bello. Bravo. E poi dai, una squadra del sud, dai, facciamo pure. Perché Torino, no? Certo. E chiudiamo finalmente il 18 a sera, lunedì sera, si giocherà Roma-Bologna. Roma-Bologna, questo è il derby dell'Appennino, no? Esatto.
secondo me vince il Bologna. Va bene. Due. Allora, Gavino ha detto. Dai. Due, due. Poi, finito, finito, finito. Che dobbiamo fare? Noi dobbiamo ringraziare chi è perfettamente d'accordo, ma soprattutto Stefano Meo che ci ha, come dire, spezzato il pane del sapere calcistico, cosa che non ha fatto Mauro. Mauro Fantari. No, non riesce proprio a firmare. Ringrazio Giovanni De Leonardis avvertendolo e implorando di dire a suo fratello che si nasconde come vive perché suo fratello non dice. Vabbè. E poi posso darti un bacetto così? Grazie Michela, sei stata fantastica. Grazie. Hai un avvenire davanti a te, noi ti facciamo tanti auguri, ti vogliamo già bene, però aspettiamo notizie sul tuo sport, sulla carta. Ok? Fai così con me adesso. Ciao. Prometto, tu da quando inizia Sanremo? Domani sera, no? Domani sera, vedi Sanremo. Anche noi. Ciao.